oggi in compagnia del nostro pastore generale, il nostro fratello Carlos Alberto Baena, faremo l'introduzione a nostra sorella Maria Luisa, che è una grande benedizione averla qui tra di noi e che Dio benedica il Centro America e questo bellissimo paese, Costa Rica. Così è fratello Andrés, il nostro fratello Andrés Carrigno, supervisore internazionale, qui faremo questa introduzione noi due. Vi salutiamo con tutto il nostro cuore un fratello che in questi giorni ha sognato, prima di venire oggi qui in questa riunione, e lui sognava che stava camminando per tutto il paese e che vedeva tanti edifici meravigliosi, bellissimi. Vedeva l'edificio di un'organizzazione mondiale e che era un'opera architettonica bellissima. Però lui diceva: no, io devo continuare il mio cammino perché questo è insignificante rispetto al luogo dove vado. E lui continuava il suo cammino e la fine del suo cammino era qui nello studio biblico. Gloria al nome del Signore. Non c'è nulla che si possa paragonare con questa benedizione di stare qui riuniti davanti al Dio vivo con la nostra sorella Maria Luisa, la unta del Signore, e con un popolo pieno di amore per il Signore come siete voi. Gloria al Signore. Preghiamo l'Altissimo e dedichiamo questa riunione al nostro Signore, questo momento glorioso. Benedetto Padre, Signore Celestiale, Tu, Signore, sei il più grande, sei il più bello che c'è. Signore, ci stiamo congregando in questo luogo. E mentre siamo in questo luogo, inonda con la Tua presenza, inonda con la Tua misericordia, con la Tua manifestazione della Tua potenza, perché Tu sei misericordioso, grande, onnipotente, e tutto, Signore. E tutti quelli che siamo qui oggi sentiremo questa presenza, già tanti, con la sola entrata della sorella, hanno iniziato a piangere perché sappiamo che Tu vieni per tutti noi, Signore. Ti dedichiamo questo culto che è per Te, Signore, perché Tu, nella Tua infinita misericordia, oggi possiamo uscire da qui liberati, benedetti, che ci siano prodigi, che ci siano miracoli, che ci siano trasformazioni di cuori e di pensieri, tutto con un fine, il fine di adorarti, amarti, di avvalorare questa grande benedizione che abbiamo per raggiungere la vita eterna. Per questo, Dio mio, Ti vogliamo dare e dedicare questo momento e vivremo quello che insegna nella prima lettera ai Corinzi 14, che quando l'Apostolo Paolo arrivava nelle chiese, lui diceva che non si presentava solamente parlando in lingue, se no si presentava con le chiese con rivelazione. E questo è quello che vivremo oggi, perché la nostra sorella Maria Luisa è venuta con rivelazioni qui in Costa Rica e nel Centro America. Gloria al Signore. La nostra sorella è venuta come l'Apostolo Paolo insegnava, con dottrina, benedetto il nome del Signore. La nostra sorella è venuta con conoscenza, alleluia. La nostra sorella è venuta con la potenza di Dio, il sostegno dell'Altissimo, la chiamata del Dio Onnipotente, perché il popolo di Dio in tutte le nazioni sia benedetto e il Signore si muova per tutto quello che Lui ha promesso dall'inizio, quando Lui l'ha appartata per il suo servizio. Alleluia, gloria a Dio, Ti amiamo, ci sentiamo orgogliosi della Chiesa, ci sentiamo orgogliosi di Te. Grazie Signore, perché non siamo nulla e non facciamo nulla per Te, per vivere e dilettarci di quello che Tu ci permetti. Grande Signore, nel nome di Gesù Cristo, la gloria, l'onore e la lode per il Dio vivente, per il Dio invisibile, però per il Dio che vediamo con le sue meraviglie ogni giorno nella nostra vita. Gloria al Signore.
gloria per il Signore. E guardate questo verso quando pregava il nostro fratello Carlos Alberto Baena. Andiamo a questa lettura, 1 Corinzi 14, 6. Meraviglioso quello che abbiamo vissuto ieri in una riunione dove sono stati invitati i pastori di qui, del Centro America, Panama, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. È successo qualcosa di meraviglioso. Stiamo vivendo quello che annunciava il nostro apostolo Paolo qui nella prima lettera ai Corinzi 14, verso 6. Lo leggiamo tutti, fratelli, e tutti insieme. Al 3, 1, 2, 3. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in altre lingue, che mi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, o di conoscenza, o di profezia, o di insegnamento? Gloria al nome del Signore. Lì c'è tutto, fratelli. E questo lo viviamo qui nella Chiesa. Lo abbiamo vissuto ieri, come diceva il fratello Andrea, impressionante la nostra sorella Maria Luisa. Quante ore? 4 ore. 4 ore ha dato rivelazioni, come una profetessa. Dio l'ha presa, l'ha riempita di Spirito Santo e lei ha agito come profeta, come profetessa e ha insegnato ai pastori tutto quello che Dio poneva nella sua bocca. È un sogno, abbiamo la nostra sorella che ci insegna. Quando voi l'ascoltate tante volte, sempre lo Spirito Santo è nella sua bocca parlando, e questo è il ministero di profetessa. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio. Potete sedervi, fratelli. Fratello Andres, io qui nella punta della lingua e non posso contenermi. Dov'è la Chiesa vera del Signore? Mostratemi la Chiesa, dov'è la Chiesa? Mostratemi, dov'è la Chiesa? Dov'è la Chiesa? Ci sono lingue. Perché questo è quello che diceva l'Apostolo Paolo, dove c'è la Chiesa, ci sono le lingue. Che altro? Rivelazioni? Profezia? Scienza? Conoscenza di Dio? Perché la sorella Maria Luisa è una scienziata di Dio. Lei scopre come una scienziata quello che a Dio piace e come possiamo ricevere benedizioni di Dio. E tutte le domeniche, in tutti gli studi biblici che riceviamo, ci dà la dottrina. Bene, bene. Qualcosa che quando annuncia le cose di Dio, Dio mi parla. Dio esiste, questo si chiama sbandierare, sbandierare l'Evangelo. Questa è stata una rivelazione meravigliosa che ha dato il Signore. Oggi vi raccontiamo due rivelazioni che Dio ha dato ieri. Questa che dice il fratello Andres, la prima, oggi canteremo inni che proclamare le cose del Signore, annunciare in pubblico perché sia noto e tutto il mondo si renda conto, come dice il fratello Andres, che siamo cristiani, siamo qui nella Chiesa felici, che Dio parla, che ci sentiamo orgogliosi, che adoriamo il Signore, che siamo i più benedetti nella terra. Gloria a Dio. Questo è proclamare. Chi vuole proclamare il nome del Signore? Alzate la mano, vediamo chi proclamerà le cose del Signore. Perché se proclamiamo le cose del Signore e non ci vergogniamo delle cose del Signore, Dio non si vergogna di noi. Questo è importante. Se voi non dite chi siete e dove andate, quando pregherete il Signore, Dio non vi difenderà. Noi abbiamo tanta gioia con quello che la sorella Maria Luisa ci insegna. Quando stavamo commentando i fratelli alla sorella Maria Luisa, che c'era un sindaco e un presidente, quando è stato eletto, ha detto: io ringrazio Dio perché lui mi ha eletto come sindaco e quello che io farò è quello che Dio mi permette fare. Quello che io riesco a fare, Dio me lo permetterà. E quando qualcuno gli ha raccontato questo alla sorella Maria Luisa, la sorella ha detto: sta proclamando il Signore, Dio lo benedirà. Che parola meravigliosa, proclamare.
diciamo, la sorella mi scusa, il dono della sorella Maria Luisa è meraviglioso, che la sorella dice parole, poi dopo dice, guardate nel dizionario. E noi iniziamo a guardare il dizionario, la comitiva, cosa significa proclamare. E la sorella ha detto, tutti i fratelli, tutti i figli di Dio devono proclamare il Signore, perché la gente ingrandisca il Signore. Questo è quello che dobbiamo fare. Prima rivelazione. E anche quando uno proclama il nome del Signore è perché ha un'identità spirituale. E quando ha un'identità spirituale fa rispettare le cose del Signore e non abbassa gli occhi, non dà timore. E cosa diranno se mi vedono entrare nella chiesa dove Dio parla? Si burleranno di me? No, perché noi siamo quelli che si sono guadagnati le benedizioni del Signore. Dobbiamo proclamare Dio, non possiamo occultare, come dice il fratello Andrés. Non possiamo occultare che andiamo in chiesa, che parliamo con timidezza, con paura. No, parlare apertamente del Signore, senza paura, evangelizzare la gente. E quando noi raccontiamo la nostra testimonianza, dobbiamo invitare le persone alla chiesa a lasciare la timidezza e la paura, ma a proclamare Dio, la rivelazione di Dio. Questo è quello che Dio ha mostrato ieri. Ha preso la sorella Maria Luisa, la sua bocca, e ci ha insegnato questo. Gloria a Dio. E adesso continuiamo cantando inni al Signore. Cantiamo l'inno numero 81, il nome di Gesù. E lì c'è questa parola chiave che abbiamo imparato oggi. E allora intoniamo questo inno per la gloria e l'onore del Signore. Lì c'è la parola proclamare nell'inno. Inno numero 81. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar. Signore, meraviglioso e buono. Gloria a Dio. Ieri c'è stata una seconda rivelazione che Dio ha dato attraverso la nostra sorella Maria Luisa, fratello Andrés. Questo libro meraviglioso.
Quante di voi lo avete letto? La metà, un po' meno. Ieri la nostra sorella Maria Luisa, oddio, parlando attraverso la sorella Maria Luisa, questo libro dobbiamo leggerlo spiritualmente. Ha tante benedizioni, perché toglierà tanti dubbi. Tanti si domandano, come è iniziata la Chiesa? Voi volete saperlo? Leggete questo libro. Che oggi voi siete qui perché qui, dalla prima pagina, parlava di voi, di questa promessa che Dio ha fatto alla nostra sorella Maria Luisa, al nostro fratello Luis Moreno, che la sua Chiesa sarebbe arrivata in ogni luogo del mondo. E voi siete testimoni oggi che è il compimento vero. E qui c'è tutto, lo leggiate non come una rivista, ma con la mente e gioiendo di quello che oggi sente la sorella Maria Luisa. Io so quello che sente quando viene ricevuta con affetto e lei pensa a promessa fatta più di 50 anni fa alla nostra sorella Maria Luisa e oggi è la realtà, benedetto il nostro Dio. Vi invito a leggerlo. E che questa chiesa non è una chiesa in più, ma questa chiesa è nata da una promessa a quattro persone che tutte le notti pregavano e cercavano il Signore spiritualmente. E allora ha promesso quello che vediamo. Oggi siamo una moltitudine, però se noi pensiamo a tutta la Chiesa, è enorme. E quanto più Centro America, dove ci sono tante chiese di altre denominazioni, religioni, e quanto più in questa regione del mondo, voi vi dovete sentire orgogliosi e sapere dove siete e proclamare alle persone, insegnare che qui vive il Dio invisibile. Però il Dio che esiste si manifesta, è il Dio che compie le sue promesse, come ha compiuto quello che vedono i nostri occhi oggi. Fratelli, chi legge il libro di esperienze, Dio lo benedirà, non una volta, ma più volte, perché questo libro vive e si compie. Gloria al nome del Signore. Benedetto il nome del Signore. E tutto quello del Signore è bello e Dio sempre, sempre ci ha insegnato a proclamare il suo nome. Vi do un esempio e voi mi direte se è vero o no. Quando siamo nei culti di insegnamento si cantano inni, stiamo adorando a Dio, i cori, si predica e poi cosa succede? Viene una parte, testimoniamo che Dio mi ha parlato e Dio mi ha compiuto e lì stiamo proclamando. Quando diceva il nostro fratello, e raccontate ai familiari, agli amici, e dite che andate in una chiesa dove Dio parla, cosa state facendo? Quando date la gloria a Dio perché gli ha aperto una porta di lavoro, perché ha dato una guarigione, marito, la moglie, date la gloria a chi? A Dio. E state proclamando il nome del Signore, perché familiari, gli amici, vi ascoltano. Persone che danno gloria all'ego, al proprio ego. Io sono intelligente, io sì posso. Noi, i figli di Dio, diamo la gloria sempre a Dio. E questo è proclamare il nome del Signore. E io aggiungo che quando lodiamo il Signore, quando uno all'ama con timidezza, apre poco la bocca, non sta proclamando. Però quando uno loda il Signore con allegria, uno proclama il nome del Signore, gloria a Dio. Quando cantiamo come canteremo adesso, proclameremo il nome del Signore. Lo faremo in piedi con il coro numero 60. La gloria è per... Intoniamo questo coro, coro 60, la gloria è per Lui. Grazie Signore, gloria a Dio. Grazie, ti amiamo, ti adoriamo. Benedizione grande, ti diamo l'onore, ti adoriamo Signore. La iglesia, la gloria es para...
gloria a Dio. Benedetto il nostro Dio, perché la gloria sempre sarà per Lui. A Dio diamo l'onore e la gloria, al Dio della Bibbia, il Dio che vive, che è Spirito, benedetto il nome del Signore. E questo Dio è onnipotente. E succede qualcosa di meraviglioso nella Chiesa. Cosa succede? La cosa più grande che ha la Chiesa è che lo Spirito Santo si muove tra di noi, ci aiuta, ci trasforma. E non stiamo soli, perché gli antichi erano soli, però noi abbiamo lo Spirito Santo tra di noi, gloria al nome del Signore. E c'è un coro meraviglioso, 173, ha come titolo, Dove sta lo Spirito di Dio? Che succede? E Dio ci ha fatto venire per essere liberi, per continuare ad amarlo, a vivere per raggiungere cosa? Amen, gloria al Signore, con l'anima che Dio sta in mezzo a noi, gloria al Signore. Lo cantiamo a cappella. La nostra sorella Maria Luisa ci aiuta. Immaginate, molto meglio. Dio, benedetto il nostro Dio. Prima di lasciarvi con la sorella, mi scusi la sorella Maria Luisa, però racconto una testimonianza. La sorella non piace che noi lo facciamo, però io voglio che avvaloriamo questo momento. 15 giorni fa mi è arrivata una testimonianza di Vienna, Austria, e questa testimonianza c'è un credente che è venuto in chiesa. E questo credente è venuto in chiesa perché ha avuto un incidente automobilistico, ha perso il rene, gli hanno tolto il rene ed è rimasto triste. Un familiare l'ha invitato in chiesa, alla promessa di Dio, io ti restituirò questo organo, ha ricevuto questa profezia, non può essere, mi apparirà un rene. Dopo 6 mesi
e ha fatto un'ecografia ed aveva i due reni, gloria al Signore. Però lui ha ascoltato che qualcuno diceva: se Dio è stato capace di fare questo, e lui perché ha chiesto a Dio che gli desse un'esperienza spirituale, lui dice che si è dedicato a pregare, a pregare, a pregare, a clamare Dio. Diceva: Dio, tu sai qual è il mio grande desiderio? Tu che sei Dio onnipotente, che mi hai fatto apparire il rene, ti chiedo questo: io vorrei vivere l'epoca del Signore Gesù Cristo, essere parte di questi discepoli. Lui ha pregato a Dio, e di notte è apparso Dio nel sogno e gli dice: figlio, e tu perché vuoi vivere quest'epoca? Signore, perché avere la benedizione di ascoltare l'insegnamento di Cristo Gesù, dalle labbra di Cristo Gesù. E dice il Signore: non c'è bisogno, per questo c'è Maria Luisa. Lui gli dice: Signore, però a me piacerebbe vedere le meraviglie che faceva Cristo Gesù. E lui diceva: per questo c'è Maria Luisa. E dice alla fine: Signore, però la verità, verità, quello che più desidero, quello che più desidero è che il Signore Gesù Cristo mi dia un abbraccio. Questo è stato il sabato quando era iniziata la pandemia. E lui dice che il giorno successivo, domenica, la sorella Maria Luisa, nella trasmissione, ha iniziato a dire baci per i bambini e abbracci per tutti. E si è compiuto ogni suo desiderio. Gloria al nome del Signore. Allora, a ricevere la nostra amata sorella Maria Luisa, che Dio vi benedica. Buonasera, miei cari fratelli e sorelle. Di tutti i luoghi della Costa Rica, Centro America, un saluto a tutti i pastori, le loro mogli, le persone che sono provenute da altre città. Vi saluto con tutto il mio affetto e con l'allegria immensa che sento nel mio cuore, perché il Signore mi ha permesso di essere qui e visitarvi. Questa visita l'avevo programmata prima della pandemia. Nel calendario avevamo preparato questa visita, avevamo preparato un viaggio per venire qui e così ci dilettiamo oggi e onoriamo il Signore con le domande, con le risposte, con la lettura della Bibbia e così facendo onoreremo il Signore. Potete sedervi, fratelli e sorelle, però prima di iniziare lo studio biblico leggeremo un salmo e leggiamo il salmo numero 80 per l'onore e gloria del Signore. Salmo numero 80, apriamo quindi la Bibbia e saluto anche con tanto affetto tutti i fratelli e tutte le sorelle che ci vedranno attraverso questo video da diverse parti del mondo. Un saluto per tutti voi. Vi amiamo, vi vogliamo bene. Siamo qui in Costa Rica, San José, Costa Rica, Centro America. Un saluto per tutti voi. Dio vi benedica. Salmo numero 80 dice così: ascolta, o pastore di Israele, che guidi Giuseppe come un gregge, tu che siedi sopra i cherubini, risplendi nella tua gloria, dice Signore, risplendi nella tua gloria. Queste sono parole del salmista, preso dallo Spirito Santo. Infatti, i cantori erano presi dallo Spirito Santo e così parlavano in questo modo. Lo Spirito Santo quindi parlava per mezzo di loro, della loro bocca. E sono parole che noi dovremmo memorizzare e dirle poi al Signore nelle nostre preghiere. Quando stiamo pregando, quando stiamo lodando il Signore, dire: Signore, tu sei il nostro pastore. Tu, Signore, mi pasci
come una pecora. Tu che sei seduto sul tuo trono, tra i cherubini, risplendi nella tua gloria, Signore. Quindi manifestati, Signore, manifestati nella mia vita, insegnami, correggimi, guidami. Così deve essere la nostra lode, così deve essere la nostra preghiera davanti al Signore. E se noi diciamo queste parole e in questo modo, allora Dio ci ascolta e Dio immediatamente inizia ad agire dalla nostra vita. Verso numero 2 dice: risveglia la tua potenza davanti a Efraim, a Beniamino e a Manasse e vieni a liberarci. È come se la tribù di Israele stesse supplicando il Signore per la salvezza. Verso 3 dice: o Dio, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvati. Qui sta parlando il residuo, cioè quel gruppo che il Signore aveva scelto dall'antichità. E quindi questo residuo eletto dal Signore sarebbe stato protetto, perché attraverso quel residuo sarebbe arrivato il Signore Gesù Cristo, sarebbe arrivato il Messia, il Salvatore. Ecco perché questo residuo parla a Dio. Questi salmi, infatti, sono delle profezie per mezzo delle bocche di quei cantori, ma era Dio che si faceva portavoce dello stesso residuo che parlava, ma anche di noi oggi, perché anche noi oggi proveniamo da quel residuo che il Signore aveva appartato nell'antichità. E quindi qui Dio fa da portavoce, parla per noi, parla per il residuo. Gloria al Signore. Certo, questi sono i misteri che Dio fa per aiutarci, per benedirci. 4 dice: o Eterno, Dio degli eserciti, fino a quando sarai adirato contro la preghiera del tuo popolo? Dice questo residuo: 5, tu li hai cibati con pane intriso di pianto e hai dato loro da bere lacrime in abbondanza. Tu ci hai fatto un oggetto di contesa per i nostri vicini e i nostri nemici ridono tra di loro. Parla ancora il residuo. Stanno parlando i credenti del Signore, cioè coloro che furono perseguitati e continueremo ad essere perseguitati fino alla fine, fino al giorno in cui il Signore arriverà dalle nuvole a portar via la sua Chiesa. I figli di Dio, pertanto, saranno perseguitati. Ma da chi saranno perseguitati? Dal nemico, quel nemico che noi abbiamo. Ma siccome noi abbiamo il Signore, allora Lui ci protegge, ci guarda. E questa è la lotta costante, è la battaglia che noi quotidianamente abbiamo contro il nemico. Ecco perché ogni volta che noi leggiamo i salmi, anche noi impariamo, anche noi siamo inclusi in questi salmi, perché il residuo parla a Dio e anche noi siamo questo residuo, i credenti nel Signore Gesù Cristo. Verso 6, tu ci hai fatti un oggetto di contesa, l'abbiamo già letto. 7, o Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvati. Tu portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni e le piantasti. Quando dice tu portasti fuori dall'Egitto una vite, si sta riferendo a quando il Signore fece uscire il popolo di Israele dall'Egitto per mano di Mosè. Poi dice nel 9, tu sgombrasti il terreno davanti a lei, davanti a quella vite, ed essa mise radice e riempì la terra. I monti furono coperti con la sua ombra e i suoi tracci erano come i cedri di Dio. Allungò i suoi rami fino al mare e i suoi germogli fino al fiume. Verso 12, c'è una domanda. Perché hai rotto i suoi recinti, sicché tutti i passanti ne raccolgano i frutti? Il cinghiale del bosco la devasta e le fiere della campagna vi pascolano. Sta dicendo: Signore, perché stai disprezzando la tua parola? Perché c'è vituperio contro la tua parola, contro i tuoi fatti, contro i tuoi seguaci che proclamano il Signore Gesù Cristo? E gli increduli invece, coloro che sono tuoi nemici, quei nemici posti dal diavolo, ora sono
contro la tua parola, quella parola che si predica e che si insegna? In quell'epoca, infatti, successe che agli inizi della predicazione del Vangelo del Signore Gesù Cristo c'erano tanti nemici, tanti che perseguitavano e che criticavano, che calunniavano, che vituperavano il Signore Gesù Cristo, sminuendo la dottrina insegnata. Ecco perché qui dice il Signore: perché questo? Perché è accaduto questo? Perché permetti che il cinghiale del bosco devasta quello che tu stai facendo, così come quando il Signore Gesù Cristo predicava, parlava e diceva ai suoi discepoli: fate tanta attenzione, non gettate le perle davanti ai porci, perché i porci le devastano. Perciò quella gente incredula, quella gente che dice che non crede in Dio, che non vuole accettare la parola di Dio, la Bibbia, che non vogliono credere nell'opera che Dio ha fatto, un'opera meravigliosa da parte di Dio. La gente dice che non esiste Dio perché la scienza ormai sta avanzando, la tecnologia oggi sta predominando, sta brillando nel mondo. Allora la gente si dimentica di Dio e comincia a diventare nemica di coloro che insegnano la parola del Signore. La gente comincia a manifestare il proprio disprezzo contro i tesori che Dio ha per l'essere umano. Ecco, questo è il reclamo che fa qui il residuo al Signore, chiedendo: perché il Signore permette queste cose? Anche noi viviamo oggi queste cose e anche noi potremmo dire al Signore oggi queste stesse parole e dire: Signore, guarda che mi prendono in giro, guarda che mi disprezzano, guarda che sminuiscono la tua verità. La gente dice che tu non esisti, che tu sei una bugia. E noi viviamo tutto questo. Da tanti secoli a questa parte la gente vive tutto questo e anche noi oggi viviamo questo. Ma noi abbiamo qualcosa oggi, uno scudo, la protezione, l'aiuto, la roccaforte nella quale noi ci rifugiamo, che è lo Spirito Santo. È Dio che ci sta dando il sostegno. Lui ci sta dicendo: vai avanti, non vi preoccupate, non fate caso a quello che la gente dice, a quello che questo cinghiale fa nel bosco che devasta le fiere della campagna. Io sono con voi, vi proteggerò, vi benedirò. Andate avanti. Questo è quello che il Signore ci dice. Gloria al suo nome. 14. O Dio degli eserciti, ti preghiamo, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vita. Questa vite, e così è stato, perché Dio ha visitato la vigna inviando il Signore Gesù Cristo. Poi dice nel 15: e la pianta che la tua destra ha piantato e il germoglio che tu hai reso forte per te, essa è arsa dal fuoco ed è recisa, essi periscono alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te. Così non ci allontaneremo più da te, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. O Eterno, Dio degli eserciti, ristoraci. Leggiamo tutti questo verso numero 19, tutti insieme. O Eterno, Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvati. Glorificato il nostro Dio, saremo salvati. Perché? Perché noi permaneremo fino alla fine nella via del Signore, in questa via meravigliosa che Dio ci ha tracciato. Io spero che alcuni di voi non perdano l'entusiasmo, non perdete l'allegria, quella fiducia che avete posto nel Signore, quella speranza che avete depositato nel Signore. Non perdetela mai, anzi, andate avanti fino alla fine della vostra vita, perché questa è la meta che Dio ci ha dato da raggiungere. Ma prima di arrivare alla meta, servite il Signore, lavorate per il Signore, date i frutti, cercate la perfezione, cercate i doni spirituali, cercate di avere una comunione con Dio tutti i giorni della vostra vita e che Dio ascolti le vostre preghiere, che Dio veda le vostre necessità, che veda le vostre tristezze, i vostri lamenti, la vostra allegria, che Dio stia sempre con voi. Cercate ogni giorno di sforzarvi per compiacere il Signore.
Leggete la Bibbia costantemente affinché voi impariate la via che voi dovete prendere, la via che voi dovete percorrere senza deviare, senza tornare indietro, ma andare avanti. Siate fermi, saldi e controllate le vostre emozioni, controllate il vostro nervosismo, la vostra ansia. Controllate tutto questo e lasciatevi gestire dal Signore, lasciatevi guidare da Dio, perché Dio vi purificherà, vi guarirà, vi darà la pace, la felicità. Confidate in Lui, credete in Lui e amate Dio con tutto il vostro cuore. Imparate a pregare, memorizzate tanti versi dei Salmi affinché voi impariate a pregare il Signore. Non preoccupatevi della vita degli altri, delle persone che sono vicino a voi, come vivono, cosa fanno, cosa non fanno, cosa pensano, cosa non pensano. Voi seguite la vostra vita, perfezionatevi, santificatevi ogni giorno sempre di più. Questo è quello che Dio vuole. Riguardo ai problemi e ai difetti degli altri, pregate il Signore, perché è Dio che può togliere quei problemi, quei difetti. Supplicate il Signore per gli altri. Se voi vedete qualcuno che sta commettendo degli errori, dei peccati, pregate il Signore affinché il Signore possa liberare quella persona, ma non iniziate a criticare o a parlare male di quella persona o a diffamarla e a distruggere vite spirituali per questo motivo, a distruggere la fede di una persona. No, pregate il Signore affinché Dio abbia misericordia di coloro che ancora non camminano rettamente col Signore. E questa deve essere la nostra vita. Ognuno di noi andiamo avanti, ognuno di noi che vegli per la nostra vita spirituale, senza guardare né a destra né a sinistra, senza guardare cosa fanno gli altri, senza guardare la cattiva testimonianza degli altri, ma piuttosto diamo esempio e insegniamo e preghiamo per ciascuno, e in questo modo sarà Dio che si incaricherà di risolvere i problemi e si compiacerà di come noi ci comportiamo nella nostra vita quotidiana. Perciò è conveniente che tutti siano saldi, confidando nel Signore, e che ciascuno lotti per compiacere il Signore, perché bisogna compiacere il Signore, bisogna dare frutti. E quando noi ci presenteremo davanti a Dio, dobbiamo arrivare carichi di tanti frutti affinché Dio ci riceva a braccia aperte. L'onore e la gloria siano per il nostro Dio. Adesso ringraziamo Dio per la sua misericordia. E io so che quest'oggi il Signore ha benedizioni, benedizioni per voi. Il Signore ha benedizioni per tutti voi qui presenti, ha benedizioni per tutti coloro che ci vedranno attraverso il video. Il Signore ha benedizioni per tutti questi paesi, per tutti questi luoghi. In ogni luogo c'è un'anima che il Signore ama. Perciò il Signore si prende cura delle sue pecore, e siccome Lui ha benedizioni per tutti, allora, perché anche noi non diamo al Signore quello che Lui si merita? E Lui si merita l'onore, si merita la gloria, si merita la lode, si merita che noi stiamo sempre ingrandendo la sua esistenza, la sua gloria, la sua potenza. Dio vive, gloria a Re, Lui vive per sempre. Dio ci parla, Dio parla, Dio parla. E io so che il Signore libererà tanti cuori oggi. Il Signore purificherà la mentalità di alcuni, perché il nemico ha voluto distruggere la mentalità di alcune persone. Ma Dio farà miracoli, segni, il Signore starà con voi. E noi ringraziamo Dio perché Lui ha benedizioni per tutti quanti. Perciò adesso onoriamo il Signore e lo lodiamo e lo ingrandiamo. Diciamo al Signore, cantiamo quel coro che dice: Signore, ti vengo a dire. Non so quale numero sia, il 159 che dice: ti vengo a dire. Ti vengo a dire che ti amo, Signore, ti vengo a dire che tu sei la cosa più grande. Gloria.
Gloria a Dio. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero glorificato il nome del nostro Dio. Potete sedervi, miei cari fratelli e sorelle, e adesso sì, diamo inizio alle vostre domande. Buon pomeriggio, fratelli, buon pomeriggio, sorella Maria Luisa, che Dio la benedica, benvenuta in Costa Rica, sono dell'opera di Cartago. La mia prima domanda è nel Salmi, capitolo 4, verso 8. Salmo numero 4, verso 8. Puoi leggere, fratello? Il Signore Gesù Cristo ci dice: in pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, eterno, mi fai dimorare al sicuro. Sorella, che consiste questa pace? Perché il Signore Gesù Cristo chiedeva al Padre? Perché siamo vulnerabili nei sogni, se da bambini siamo perturbati da incubi. Bene. Qui, in questo verso numero 8, non sta parlando necessariamente degli incubi o dei sogni, cioè quelle esperienze che si vivono. La maggior parte, infatti, della gente, bambini anche di qualsiasi età, sono attaccati dal nemico che li perseguita, che dà loro fastidio durante i sogni, e infatti è il maligno che produce gli incubi. Ogni tanto il diavolo mi fa vivere degli incubi per rubarmi la tranquillità e non lasciarmi dormire. Però qui, quando dice in pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, eterno, mi fai dimorare al sicuro, infatti qui dice che il Signore è sempre con me e che lui vede il mio entrare e il mio uscire, quindi sta parlando in termini generali, vuol dire che il Signore benedice i suoi figli, i suoi seguaci. Il Signore costantemente benedice e protegge i suoi figli dal male. Perciò, se voi meditate e guardate intorno, voi vedete che siamo circondati costantemente dal pericolo, in strada per esempio, in casa, ovunque noi siamo, al lavoro, nello studio, ovunque noi siamo sempre circondati dal pericolo. La morte anche ci circonda costantemente. Ecco perché noi vediamo nei notiziari tanti incidenti, tante brutte notizie, omicidi, sparatorie, e tutto quello che noi vediamo, incidenti in un modo o nell'altro, tutto ciò ci meraviglia,
E diciamo grazie Signore perché mi hai protetto, grazie Signore che mi hai protetto da un incidente. Vedo nelle notizie quanti incidenti in barca, in nave, in automobile, in aereo, con la bicicletta, con la motocicletta. Ovunque, ovunque c'è pericolo. Magari c'è una sparatoria, quindi siamo sempre circondati da pericoli. La morte è ovunque e se noi non camminiamo con Dio, non siamo nelle sue mani, allora arriva un pericolo di questi e ci sorprende. Ma quando noi camminiamo col Signore, Lui ci protegge perché questa è la sua promessa. Lui ci ha detto che ci aiuterà se noi camminiamo con Lui e Lui lo fa. Ecco perché dice nel verso 8 che in pace mi coricherò. Quindi con la pace di Dio mi coricherò e con la stessa pace dormirò e con la stessa pace continuo a vivere tutto il giorno, se sono al lavoro, se sono allo studio, perché è Dio che mi protegge e che mi guarda. Ci sono tante testimonianze che raccontano di pericoli nei quali il Signore ha protetto e ha salvato i suoi credenti e li ha protetti dai pericoli, da tutto quello che è successo, come le catastrofi. Ci sono state infatti delle catastrofi, ricordo per esempio, sono tante le catastrofi, ma in questo momento ricordo le Torri Gemelle a New York. Alcuni fratelli, infatti, lavoravano nelle Torri Gemelle e il giorno in cui successe la catastrofe, quei fratelli si alzarono malati e quindi non poterono andare al lavoro. Ma perché è successo quello? Perché il Signore li fece ammalare affinché essi non andassero al lavoro salvando loro così la vita. Questo fa Dio. Questo fa Dio. E per questo motivo nel Salmo dice: in pace mi coricherò e in pace dormirò. Avrò sempre fiducia nel Signore, pertanto, perché cammino col Signore. Infatti, è bene che camminiamo col Buon Signore. pomeriggio, sorella Maria Luisa. Dio la benedica grandemente. Grazie per i suoi insegnamenti. La mia domanda: io ho due domande della Bibbia. La prima domanda nel libro di Ezechiele, capitolo numero 28. Se mi permette, Ezechiele 28, dal verso 15 al 17. Ezechiele 28, 28 dal dal 15 15. al 17, Sì. dove parla del maligno, del diavolo. Dice che eri perfetto finché non si trovò in te la perversità. E verso 16: per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e peccato. La mia domanda è: quali sono state questi commerci? E voglio anche riferirmi allo studio biblico che lei ha realizzato a San Andrés, dove parlava della sapienza del diavolo. In verso 4: con la tua sapienza, la tua intelligenza, ti sei procurato ricchezze e hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. E nel verso 5: con la tua grande sapienza, con il tuo commercio, hai accresciuto le tue ricchezze. E a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è innalzato. Se ci può ampliare un po' questo verso. Grazie, sorella. Sì, se noi retrocediamo al capitolo 26, qui c'è un titolo che dice La distruzione di Tiro. Questa è una profezia per il re di Tiro da parte del profeta Ezechiele. Infatti, secondo la storia, il re di Tiro fu un uomo inizialmente astuto. Siccome lui era re, allora seppe negoziare con le nazioni vicine, seppe fare dei trattati, delle alleanze, dei convegni con altri paesi stranieri e il re di Tiro divenne ricco. Ma questo re Tiro, ad un certo punto, entrò nel suo cuore il diavolo
Il diavolo entrò ad abitare nel re di Tiro e questo re di Tiro, di conseguenza, fece tante cose spiacevoli agli occhi del Signore e si prestò anche per andare contro il popolo di Israele. Il Signore vide che fu il diavolo ad entrare nel cuore di quel re e infatti quello che accadde al re di Tiro accadde anche al diavolo quando si ribellò nei confronti di Dio prima della creazione del mondo. Quindi al re di Tiro accaddero cose simili a quelle accadute al diavolo. Infatti dice con la tua sapienza, con la tua prudenza, riferendosi al re di Tiro, ma aiutato dal diavolo, perché era il diavolo che era in quel personaggio. Ecco perché il re di Tiro affrontava il popolo di Dio. E quando Dio manda il messaggio al re di Tiro attraverso il profeta Ezechiele, Dio non stava parlando direttamente al re di Tiro in carne ed ossa, ma stava parlando al diavolo. Perché precisamente quello che accadde all'inizio al diavolo è quello che poi accadde successivamente al re di Tiro. Ecco perché qui parla di abbondanza del tuo commercio, cioè erano degli affari che stava facendo il re di Tiro, perché aveva tanta sapienza, tanti talenti, proprio come il diavolo quando stette nell'Eden. Infatti Dio creò il diavolo così perfetto, così sapiente che lui, il diavolo, volle eguagliarsi a Dio. Ma poi Dio scacciò il diavolo sulla terra con tutti i suoi angeli, con tutti i suoi seguaci, quindi con tutto il suo esercito. E quello che ha fatto il diavolo sulla terra è quello di entrare nei cuori degli esseri umani, ad abitare negli esseri umani. Questo è quello che ha fatto il diavolo ed è quello che fa tutt'oggi il diavolo. Lui entra e possiede gli esseri umani, abita in loro per far sì che quelle persone compiano delle malvagità. Per esempio, ci sono alcuni governi di alcuni paesi che sono posseduti dallo stesso diavolo, gli stessi governatori sono posseduti da spiriti cattivi, da demoni che incitano quei governatori a fare delle cose spiacevoli affinché la gente di quel popolo, di quel paese, soffra. Questo accade e accade da migliaia di anni, come è successo al re di Tiro, posseduto dal diavolo. E allora Ezechiele, mandato da Dio, invia il messaggio al re di Tiro, ma in realtà era un messaggio inviato al diavolo. Qui il fratello, nel capitolo 28, ha letto dal 15 al 18 e il 15 dice: tu eri perfetto nelle tue vie. Certo, qui si parla del diavolo, creato da Dio come un angelo perfetto, e dice: tu eri perfetto nelle tue vie, dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Se paragoniamo questo verso al re di Tiro, anche il re di Tiro fu uguale al diavolo, perché quando iniziò il suo regno sicuramente fece delle cose belle, agì per bene. Poi iniziò la malvagità solamente per l'ambizione, perché si arricchì così tanto che diventò ambizioso. Infatti dice nel 16: per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato. Perciò ti ho scacciato come un profano. Così è successo anche al diavolo. È successo al re di Tiro, ma è successo anche al diavolo. Ecco perché qui viene usato il re di Tiro per parlare del diavolo. Qui quindi il Signore Gesù Cristo menziona Tiro e Sidone, che un giorno criticherà il popolo giudeo per non aver creduto nel Signore Gesù Cristo. In cambio, essi credettero dopo che gli predicarono il Vangelo. Il Signore Gesù Cristo quindi racconta questa storia. Il fratello non so se ha fatto una domanda nello specifico, perché qui sta parlando del diavolo, ma casualità usa questo re di Tiro perché stava facendo le stesse cose che fece il diavolo in passato. Ecco perché Dio invia un messaggio ad Ezechiele dicendo: il diavolo ha fatto tanto male. Così tanto male che entra nella vita di una persona e quella persona poi compie il male davanti a me. Quindi il Signore diceva così del diavolo. Amen, sorella. Grazie. Sì, bene, andiamo Un'altra avanti. domanda. Sì, fratello. Nel libro di Giovanni, capitolo 3, verso 34. Giovanni, capitolo numero 3,
verso 34, dove dice: Sì. 3:34. 3:34. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. E la domanda è lì: cosa si riferisce quando dice Dio non gli dà lo spirito con misura? Grazie, sorella, che Dio la benedica. Grazie, fratello. Sto leggendo adesso nel verso 31. Dice: Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Significa il Salvatore, Signore Gesù Cristo. Parlava di lui. Colui che viene dalla terra, cioè noi esseri umani, è della terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti, il Signore. Ed egli attesta ciò che ha visto e udito. Ma nessuno riceve la sua testimonianza. Sta dicendo che lui, Dio, sarebbe arrivato dal cielo, avrebbe parlato e testimoniato riguardo la vita eterna, riguardo al vero Vangelo che sarebbe iniziato, riguardo a quel piano di salvezza che Dio aveva per l'umanità, ma che nessuno voleva ricevere o accettare o credere in quella testimonianza, in quelle parole che lui stava insegnando. E dice nel 33, colui che ha ricevuto la sua testimonianza, cioè chi crede al Signore, ha solennemente dichiarato che Dio è verace, come quello che succede oggi a noi. Noi diciamo, è vero che Dio esiste, perché abbiamo vissuto delle esperienze con Lui, perché lo sentiamo, perché vediamo miracoli, i prodigi che lui ha fatto, perché abbiamo visto le trasformazioni di vita che Dio ha fatto. Anche nella mia vita Dio mi ha trasformato, mi ha cambiato, sono felice, sento pace. Quindi Dio vive e io credo nel Signore Gesù Cristo e nel messaggio che lui predicò. Io credo. Quindi chi crede riceve la testimonianza. E dichiara che Dio è verace, gloria al Signore. Questo succede anche a noi. Dice nel 34, infatti, colui che Dio ha mandato, che è il Signore Gesù Cristo, proferisce le parole di Dio. Dice quindi che il Signore Gesù Cristo dice tutte le parole che Dio gli dice, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Vuol dire che Dio non ha dato poche parole al Signore Gesù Cristo. Perché Dio mandò il Signore Gesù Cristo sulla terra a predicare, a parlare, ma non con poche parole misurate, no, con tante parole. Lo Spirito di Dio diede la pienezza al Signore Gesù Cristo. Infatti, Gesù Cristo ebbe la pienezza dello Spirito di Dio. Gesù Cristo fu pieno dello Spirito di Dio. Quindi lo Spirito di Dio non gli fu concesso al Signore Gesù Cristo con misura. Per esempio, ti darò 4 chili del mio spirito e basta, 2 chili e basta. No, gli diede la pienezza del suo Santo Spirito. Questo stava dicendo Dio, cioè che lui non avrebbe dato al Signore Gesù Cristo lo spirito misurato, ma in pienezza, quello che Dio aveva, quello che Dio Padre aveva, avrebbe dato al Signore Gesù Cristo. Questo è l'insegnamento. Poi dice nel 35, il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Spero che abbiate capito bene questo verso, quando dice che lo spirito non è stato dato al Signore Gesù Cristo con misura. Perché il Signore Gesù Cristo fu pieno dello spirito di Dio. Un'altra domanda. Buon pomeriggio, sorella Maria Luisa. Che Dio Altissimo la benedica, la protegga sempre. Per Grazie. me è una gioia, un'allegria che sta qui con noi, qui a San José di Costa Rica, condividendo l'insegnamento, la dottrina, di cui tanto ne abbiamo bisogno. La mia Dio domanda la benedica. è. Nel libro dei Romani, capitolo numero 1, verso 18. Romani, capitolo 1, Romani, sì. capitolo 1, verso Sì, 18. fratello. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano
la verità nell'ingiustizia. Comprendo, sorella Maria Luisa, che per principio e per concetto di dottrina la verità corrisponde all'Evangelo, a questa predica della sua parola verace, della sua dottrina, però vorrei che ci ampliasse di più riguardo qual è l'obiettivo che hanno gli uomini che hanno questa verità nella giustizia. Verso 18 dice, perché l'ira di Dio, anzi, nel verso 16, l'Apostolo Paolo sta risaltando il Vangelo del Signore Gesù Cristo e dice, infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Dice, prima il giudeo. E poi del greco, ma il greco era un modo di dire, significa il resto delle nazioni, cioè tutti coloro che avranno creduto nel Signore Gesù Cristo avrebbero ottenuto la salvezza, perché la salvezza è per tutta l'umanità. 17. Perché in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, vuol dire che la giustizia di Dio è rivelata predicando il Messia, il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Quindi, la prima fede è quando la gente crede nel Signore Gesù Cristo e comincia a seguire la via del Signore ed è salda, con una fede certa perché sta seguendo la via del Signore. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Significa che il giusto, dopo aver creduto nel Signore Gesù Cristo come il Figlio di Dio, come lo stesso Dio, vivrà per fede e cioè otterrà la vita eterna. Questa è la seconda fede. Perché l'ira di Dio, nel 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, la verità di Dio, perché Gesù Cristo è apparso sulla terra a predicare il Vangelo, ha predicato il piano di salvezza, ha predicato che Dio voleva salvare l'umanità. Ma la gente non gli credette. La gente non credette al Signore. Tutti si ribellarono. E quindi, cos'è che fecero poi? Condannarono a morte il Signore Gesù Cristo. E dal 18 in poi l'Apostolo Paolo comincia a raccontare riguardo all'ingiustizia, riguardo all'impietà degli esseri umani, dell'umanità, dall'epoca di Adamo. Perché già da Adamo l'uomo cominciò a peccare e ad allontanarsi dalla via di Dio, offendendo il Signore e ad essere ingiusto, facendo delle cose illecite, disubbidendo al mandato divino, alla legge, ai comandamenti di Dio. Ecco perché dice che il piano della salvezza che Dio voleva per tutti, tramite il Signore Gesù Cristo, perché Gesù Cristo si presenta e dice: io sono qui per convincere tanti che credano, che confidino nel Signore, così che possano salvarsi e avere così la vita eterna. E si possa compiere questo verso in Abacuc, capitolo 2, verso 4, che dice: il giusto vivrà per la fede. Infatti, il giusto, quando gli sarà predicato il Vangelo, crederà nel Signore Gesù Cristo e vivrà eternamente per Dio e camminerà di fede in fede. Tuttavia, l'ingiustizia degli esseri umani è sempre esistita. Infatti, già da Adamo, l'essere umano ha peccato. Sarebbe bello che voi poi leggeste questo capitolo nel quale si racconta ciò che ha fatto l'umanità da Adamo. Ecco perché il Signore era irato contro l'umanità, ma Gesù Cristo fu l'intermediario. Lui si interpose tra Dio e l'uomo, dicendo al Padre: non distruggere tutta l'umanità, Signore, diceva il Signore Gesù Cristo, lasciami andare per riscattare tanti. Questo è quello che il Signore Gesù Cristo ha fatto e sta facendo con noi oggi. Gloria al suo nome. Diamo l'onore e la gloria al Signore e ringraziamo Dio per questo. Andiamo avanti. Sorella Maria Luisa, ricevo un affettuoso abbraccio da parte di tutti i fratelli di Costa Rica. La mia domanda, se mi permette, riguarda il concetto di essere profano e di profanare la parola di Dio.
Quindi la mia domanda riguarda l'essere profani e il disprezzare la parola di Dio e anche le conseguenze che ciò comporta nella nostra vita. Dio aveva detto: benedetta la primogenitura, ed Esaù profanò la parola di Dio dicendo: maledetta la primogenitura, e lo vendette per un piatto di cibo. E sebbene pianse per riottenere la benedizione che aveva perso, pregò e si pentì, ma Dio non lo ascoltò. Sorella, oggigiorno Dio ci fa delle promesse e ci dice: ti darò una benedizione, che sia nel lavoro sentimentale o spirituale, ma poi Dio ci compie. E quando riceviamo queste benedizioni cominciamo a lamentarci. In che modo quindi stiamo profanando la parola di Dio facendo così? Fino a che punto queste parole che pronunciamo maledicendo, Dio permette che si realizzino nella nostra vita per la nostra stessa punizione? Bene, noi oggi profaniamo la parola di Dio con il peccato, con la disubbidienza. In questo modo profaniamo la parola del Signore. Per esempio, Esaù disprezzò la primogenitura perché Dio aveva detto che il primogenito di ogni famiglia sarebbe stato benedetto e lui avrebbe acquisito tutta l'eredità e che sarebbe stata una grande benedizione per il primogenito. Esaù, essendo il primogenito, dice che lui invece disprezzò la sua primogenitura, cioè sminuì la parola di Dio, disprezzò la parola di Dio e disse: ma a me cosa serve questo? Io venderò questa eredità. E quindi negoziò con il suo fratello Giacobbe, dandogli la primogenitura, disprezzandola così facendo. E disprezzando la primogenitura vuol dire che sminuì la parola di Dio, e facendo così significa che commise un peccato, e quel peccato fu quello di profanare la parola di Dio. Dio aveva detto che la primogenitura era una benedizione, mentre Esaù disse la primogenitura è una maledizione, quindi profanò la parola del Signore. Oggi si profana Dio peccando. Noi col peccato oggi profaniamo la parola del Signore. Quando lui, per esempio, ci ha fatto delle promesse, ha compiuto cose nella nostra vita e noi continuiamo a vivere a nostro piacimento, magari torniamo indietro, viviamo nuovamente nel peccato e così facendo stiamo profanando la parola di Dio, sminuendo la sua parola, disprezzando il piano che lui aveva con noi, le sue promesse. Così facendo profaniamo la parola del Signore. Che Dio ci protegga da queste cose. Miei cari fratelli e sorelle, grazie mille, che Dio vi benedica tutti quanti. E io so che il Signore, quando voi arriverete alle vostre case, vedrete le benedizioni che Dio vi ha dato. Nei giorni successivi vedrete che godrete delle benedizioni che Dio oggi vi ha dato. E godrete di tutto quello che desideravate nel vostro cuore, le vostre richieste, che Dio Dio vi darà la felicità e vi permetterà di godere le promesse e starete sperimentando la libertà. Sarete liberati infatti dalle stregonerie, dalle maledizioni, dai malocchi, che voi riceverete lo Spirito Santo e i doni spirituali. Vivrete esperienze con Dio e servirete il Signore con tutto il cuore. La Chiesa sarà grandemente benedetta in questo posto e nei dintorni. Il Signore ha sparso piogge di benedizioni oggi per tutti voi. E adesso preghiamo il Signore. E nella nostra preghiera chiederemo al Signore riguardo alle nostre richieste, sebbene il Signore già ce le ha concesse. Ma ora voi direte tutto questo al Signore, tutto quello che voi avete bisogno. Preghiamo anche per i malati, preghiamo per le persone che soffrono di stregonerie, di malocchi, di maledizioni, sebbene il Signore già
le ha liberate. Ma il Signore vuole sentire dalla vostra bocca che voi pregate il Signore e ricordate al Signore tutte le vostre necessità. Preghiamo, Padre Celeste, Padre Santo, Eterno Re, Creatore dei cieli e della terra, il nostro Dio, il nostro Signore, che hai creato i cieli e la terra. Tu ci hai creati con la tua mano poderosa, Dio Eterno, che ci hai guardati prima di nascere. Tu ci hai scelti, ci hai chiamati e ci hai posti in questo luogo davanti a te. Siamo davanti alla tua presenza, Signore. Vogliamo ubbidirti, vogliamo amarti, vogliamo glorificarti, onorarti, vogliamo fare la tua volontà. Non vogliamo essere stolti come il popolo antico, anzi vogliamo essere i tuoi figli e che tu ti senta orgoglioso di tutti noi, perché vogliamo onorarti e lodarti con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, seguire i tuoi passi, Signore. Vogliamo imitarti, Signore, andare avanti, trionfare nella nostra vita spirituale, perché vogliamo compiacerti in tutto, in ogni passo che noi facciamo nella nostra vita. Signore, tu toglierai tutte le nostre sofferenze, tutti i lacci, toglierai tutte le trappole del maligno e tutti quei lacci che il diavolo ha posto in alcuni. Quelle catene si romperanno, i lacci saranno distrutti. Distrutto sarà il male nella gente, nelle persone. Saranno distrutte le opere malefiche, perché tanti sono state vittime dell'invidia del diavolo. Il diavolo è contro tanti, ma tu, Signore, stai liberando, stai purificando, stai spezzando catene e lacci. Tu stai dando piogge di benedizioni. Grazie, Signore. Grazie, perché tu stai vedendo i cuori di ciascuno, le loro richieste, i loro desideri. Che si compiano, Padre, che tu li benedica. Stendi la tua mano poderosa. Poni, Signore, la tua mano poderosa sulla testa di ciascuno. Consola, libera, benedici, concedi felicità e pace, libertà. Spezza, Signore, ogni gioco di schiavitù del maligno, perché il maligno tiene schiavi tante persone. Ma tu stai liberando, stai spezzando catene. Grazie, Signore, per la tua misericordia, per il tuo amore, per la tua parola, per le tue promesse gloriose. Benedetto sei, Signore, Padre Santo, nel nome glorioso di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Ti chiedo di stendere la tua mano poderosa e che tu benedica ciascuno. Purifica, Signore, che l'allegria e la felicità regnino in ogni cuore, in ogni vita, e che si tolgano le sofferenze, le tristezze, le depressioni, le amarezze, che tu, Signore, possa purificare, liberare, togliere confusione, rallegrando ogni cuore, ogni vita, purificando, Signore, togli i dubbi, togli l'incredulità, Signore. Così, Signore, togli questa incredulità e manifestati in ciascuno di loro. Aiutali, Signore, a risolvere i loro problemi. Aiutali, Signore, nel nome glorioso di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Benedici tutti i fratelli di qui, di San José, Costa Rica, del Centro America. Benedicili tutti quanti, Padre. E, Signore, stendi la tua mano potente e abbi misericordia di tutti loro. Aiutali, Signore, a risolvere tante questioni della loro vita, tanti conflitti, Signore. Che la gente ti conosca, che il mondo ti conosca, che la gente sappia che tu esisti e che tu sei un Dio grande di potenza, un Dio di amore e un Dio di misericordia. Grazie, Padre mio, nel nome glorioso di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Grazie, Signore, ti lodiamo, Signore. Benedetto e lodato il tuo nome. Grande è Jehovà e molto digno di essere alabato in la città. Nuestro Dios en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran.
rey, es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloria e onore per il nostro Dio. Grazie mille. Grazie fratelli e sorelle. Grazie mille a tutti quanti. Grazie a tutti fratelli e sorelle. Alla prossima. Alla prossima. Che Dio vi benedica tutti quanti e ringraziamo il Signore per tutto quello che voi riceverete. O magari lo avete già ricevuto. Avete già ricevuto i benefici del nostro Dio. Grazie mille. A presto. Che Dio vi benedica tutti quanti. Grazie.